4 gennaio 1952. A Parigi. Yves Montand viene chiamato all'Olympiade di Parigi, il tempio mondiale della canzone. Il suo vero nome è Ivo Lille. È nato nel 1921 a Monsummano Alto in Toscana, dove il padre, socialista, fabbricava scope in un granaio. Picchiato dai fascisti, papà Livi attraversa a piedi le Alpi e porta la famiglia a Marsiglia. Qui Ivo Livi tenta di fare il parrucchiere per signora, lo scaricatore di porto, il boxeur. Studia canto, danza e recitazione. La madre lo chiamava dalla finestra in toscano, Ivo Monta, da qui il nome d'arte, Yves Montand. A Parigi nel 1944 incontra Edith Piaf e con lei trionfa all'Étoile. Nel 1952 Cosma scrive la musica e il grande Jacques Prévert le parole di Le foglie morte, che Montand canta in questo eccezionale filmato come prova di voce all'Olympiade. Qui nous ressemble, toi tu m'aimais, et je t'aimais. Conoscerà Simon Signoret, sarà protagonista dei film di Costa Gavras, Zeta, Stato d'assedio, La confessione, diventando alla fine un gollista di destra. Ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer passe sur le sable les pas des amants des